Community and Landscape, processi partecipativi e osservatori del paesaggio, titolo del secondo appuntamento del ciclo di seminari organizzati dal dottorato in progettazione e gestione dell'ambiente della Facoltà di Architettura di Valle Giulia. Nel secondo incontro si discuterà il tema sviluppato dalla dottoranda Sara Gangemi. È interessante come ci sia in qualche modo quasi un'inversione di ruoli o uno scambio di ruoli tra dottorandi e docenti. Sì, dobbiamo sottolineare appunto che si tratta di dottorandi, non di studenti, perché sono quelli del secondo anno, quindi sono quelli che hanno già avuto un anno di formazione di alto livello, del livello più alto, e loro a questo punto devono iniziare a organizzare il loro lavoro di ricerca. Beh, il lavoro di ricerca si inizia colloquiando, interpretando, avendo contatti, e riuscire a gestire e a organizzare una tavola rotonda che poi viene anche utilizzata con i risultati di questo. Facciamo in modo anche che poi i risultati loro li facciano diventare un saggio che pubblichiamo sulla nostra rivista telematica Hortus, e quindi cominciamo a fare in modo che i nostri dottorandi entrino nel ciclo produttivo di chi deve fare ricerca. Partecipazione in paesaggi fragili o rifiutati, a partire da alcune esperienze degli osservatori del paesaggio, dove si sono provati ad innescare processi in grado di rendere consapevoli e responsabili le comunità, è un tema vecchio e nuovo che durante la tavola rotonda, organizzata a mo' di intervista dalla dottoranda, è stato affrontato con prospettive pragmatiche. Su quale tema hai deciso di strutturare il corso? Questa tavola rotonda cercherà di affrontare il tema della partecipazione nel paesaggio. È un tema che è abbastanza nuovo per quanto riguarda il paesaggio, perché anche se la Convenzione europea si fa referente appunto della partecipazione, in realtà nelle pratiche italiane è un ambito ancora poco indagato. E quindi la tavola rotonda di oggi cercherà, attraverso esperienze che si sono diffuse sul territorio, di capire come la partecipazione riesce a riattivare paesaggi fragili o paesaggi rifiutati. Messe in campo diverse specificità approfondite nelle relazioni dei docenti invitati: Cesare Macchi Cassia, docente di urbanistica presso il Politecnico di Milano, Francesca Cognetti, ricercatore in tecnica e pianificazione urbanistica presso il Politecnico di Milano, Giovanni Laganà, paesaggista e dottore di ricerca in architettura dei parchi e dei giardini e assetto del territorio presso l'Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria, Maria Chiara Tosi, docente di urbanistica all'Università di Venezia. Da un lato il paesaggio è forse una delle questioni che negli anni recenti ha richiamato di più l'attenzione da parte di molte discipline, molti campi del sapere, ma anche del sapere comune. E dall'altro la partecipazione è forse una delle modalità di costruzione e gestione dei processi di trasformazione del territorio che altrettanto in maniera dirompente sta occupando la riflessione e il dibattito all'interno delle comunità accademiche ma anche all'interno delle amministrazioni comunali. Quindi due questioni che messe insieme hanno qualche problema di convivenza ma sono sicuramente importanti.